Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo una potatura di allevamento a vaso policonico sulla varietà Leccino. Questa pianta è stata posta a dimora all'incirca 2 anni e mezzo fa e si trova in un eccellente stato di salute. Come possiamo vedere, quello che andremo a fare adesso è di evidenziare la struttura principale, quindi quelle 3, 4, 5 branche richieste dal vaso policonico, in modo tale che la pianta vada ad investire le risorse su queste parti strutturali. Come possiamo vedere, qui ci troviamo ad un'altezza di circa 1 metro, 1,10 metri, che è perfetto per il nostro per impalcare, insomma, la nostra struttura. Altra cosa che volevo farvi vedere è questa cosa qui. Questo insetto si chiama l'oziorinco e mangia praticamente le foglie dell'olivo. Come vedete, questa trappola, diciamo, è utilizzata in maniera nella lotta biologica e infatti, se vedete, questi sono tutti morti e questi sarebbero saliti sopra a mangiare i nuovi germogli. Comunque, quindi funziona molto bene quella trappola. Comunque, tornando alla potatura, adesso andremo a scegliere le branche principali che ci interessano, cioè vale a dire queste. C'è già una buona impalcatura. Quello che faremo in questo momento è anzitutto di andare ad eliminare questo astone centrale. Perfetto, abbiamo già evidenziato molto bene le branche che ci saranno utili. Adesso ci troviamo che questa, diciamo, dovrà essere effettuata una scelta, però per il momento ci asteniamo dall'effettuare questa scelta perché comunque le branche sono, diciamo, di dimensioni molto simili, anzi questa qui addirittura è leggermente più grande, e sono poste entrambe in un modo ottimale. Mentre per quanto riguarda queste due, come possiamo vedere, questa si sta conformando molto verticale e quasi vuole andare sopra come cima primaria, quindi mentre qui sotto abbiamo già un'altra branca che ci può essere molto, diciamo, per la sua struttura, dimensione e inclinazione, sarà sicuramente comunque un'ottima branca. Quindi io andrei ad eliminare questa branca qui. Perfetto, anche se visivamente è molto brutto questo taglio che abbiamo fatto, in realtà da un punto di vista strutturale siamo riusciti sicuramente ad ottenere un buon risultato. Questa possiamo farne a meno. Provare a spostare la pianta in questo modo, in modo tale da dare più spazio tra le due branche, da avere più spazio tra le due branche. Perfetto. Per quanto riguarda quest'altra branca possiamo addirittura temporeggiare, e anche per quanto riguarda queste due branche per il momento preferirei ancora una volta aspettare la risposta vegetativa della pianta e organizzarmi di conseguenza. Tuttavia il grosso è fatto, qui c'è questo piccolo germoglio che poi mi potrà diventare questa branca mancante su questo lato. Adesso che abbiamo tolto un po' di rami, sicuramente questa parte verrà illuminata ed esposta in direzione sud, quindi sicuramente ci potrà nascere sicuramente qualche germoglio e utilizzarlo per la struttura primaria.
come sempre ragazzi, se avete delle domande o dei commenti fateli qui sotto. Se il video vi è stato utile o vi è stato di interesse, vi chiedo di supportarmi con un bel mi piace. Se volete continuare a rimanere aggiornati su questi argomenti, iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!